Ciao a tutti da streamarto.com, quest'oggi facciamo il video unboxing della nuova ASUS GTX 980 Poseidon Platinum, dotata di un dissipatore ibrido che abbiamo già visto sulla GTX 780 Poseidon Platinum recensita un anno fa. Questa scheda video può funzionare sia ad aria sia a liquido in quanto proprio dotata di questo dissipatore ibrido. Come possiamo vedere dalla parte frontale della scatola abbiamo il logo ROG che distingue tutte le schede ASUS dedicata al gaming. Abbiamo il nome della serie Poseidon Platinum, abbiamo il logo ASUS e il nome della scheda GTX 980, e inoltre più in basso troviamo le varie tecnologie supportate da questa scheda. Nella parte posteriore invece cosa troviamo? Troviamo un'immagine della scheda affiancata da alcune didascalie che ci spiegano alcune caratteristiche della scheda stessa, come ad esempio la possibilità di montare qualsiasi raccordo con attacco della filettatura G 1/4 di pollice, e abbiamo delle speciali ventole che ci permettono di ridurre l'accumulo di polvere all'interno del dissipatore del 25% da quanto riportato da ASUS. E poi abbiamo viene riportata la diminuzione della temperatura se viene nei confronti del dissipatore stock della GTX 980, 5 gradi se usiamo la scheda in modalità ad aria, 27 gradi invece con la collegata un impianto a liquido custom. Più in basso invece troviamo le specifiche tecniche della scheda. Come possiamo vedere abbiamo un leggero overclock di fabbrica, infatti il base clock è di 1178 MHz, mentre il boost clock è di 1279, mentre le RAM sono lasciate a frequenza stock. E inoltre troviamo specificati 3 anni di garanzia di ASUS, e inoltre vengono specificate le uscite video di questa scheda, che sono una DVI Dual Link, una HDMI 2.0 e tre DisplayPort da 1.2. Inoltre, nella parte inferiore troviamo i requisiti minimi di sistema per montare questa scheda, scritti in varie lingue. Aprendo la parte frontale, vediamo una piccola finestra che ci permette di vedere la scheda prima dell'acquisto, e inoltre troviamo altre due piccole didascalie che ci spiegano che abbiamo 10 fasi di alimentazione controllate dal controllo ASUS Digi Plus, che permettono di ridurre il rumore dei condensatori, eccetera, quindi il coil vine. E inoltre ci viene segnalata la presenza di un logo ROG che si illuminerà di rosso quando la scheda sarà in funzione. Apriamo la confezione. Abbiamo una scatola di colore nero che presenta comunque la finestra per consentirci di vedere la scheda prima dell'acquisto. Prendo la scatola, togliendo la protezione plastica, troviamo la scheda e gli accessori. La scheda la mettiamo da parte per vederla più tardi. Allora, gli accessori: abbiamo un adattatore, due 6 pin a 8 pin, un adattatore DVI VGA, ed inoltre abbiamo i classici CD driver e manuale di installazione rapida. Sulla confezione è riportato anche lo sticker ROG, ma in questa confezione per giornalisti non è presente, però nella confezione retail sarà presente. Mettiamo da parte la scatola e vi mostriamo la scheda. Allora, come possiamo vedere, la scheda ha il tipico design ROG, quindi rossa e nera, specialmente in questo caso rosso nero opaco. Abbiamo il logo ROG sulla cover in plastica, che ha la funzione di sostenere le
l'evento, in quanto non hanno la struttura portante del dissipatore, ma l'hanno nella cover. Inoltre abbiamo il nome Poseidon e abbiamo due ventole da 80 mm con tecnologia semi-fanless, quindi si azioneranno solo dopo una determinata temperatura. E da 80 mm raffreddano comunque il radiatore in alluminio sottostante, a cui sono collegate tre heat pipes in rame nichelate, una da 8 mm e due da 6. Inoltre, come possiamo vedere, nella parte superiore abbiamo il logo ROG che si illuminerà di rosso. Inoltre abbiamo i due connettori per mettere più schede in parallelo. Abbiamo l'alimentazione che è un 8 pin e un 6 pin PCI Express. Inoltre vediamo la placca in alluminio che contiene tutta la struttura per il water block, e notiamo inoltre questi due connettori per i raccordi da un quarto di pollice, che hanno questi due tappetti per proteggerli. Potete vedere, si vede il condotto. E nella parte posteriore invece cosa troviamo? Troviamo un bellissimo backplate in alluminio spazzolato di colore nero, che oltre a dare maggiore resistenza al PCB, riesce anche a raffreddare i componenti installati sulla parte posteriore del PCB. E purtroppo, come vediamo sempre nelle schede video Asus, abbiamo il bollino di garanzia, quindi non possiamo smontare la scheda anche solamente per cambiare la pasta termica senza perdere la garanzia. Quindi per 3 anni non potremo smontare la scheda, nemmeno per cambiare la pasta termica. E inoltre possiamo vedere che nella parte posteriore dei connettori di alimentazione abbiamo dei piccoli LED che si illumineranno di rosso quando la scheda sarà alimentata non a sufficienza, mentre saranno illuminati di bianco quando avremo una corretta alimentazione. Abbiamo il connettore PCI Express 3.0. I connettori slide ce l'abbiamo detti, ed inoltre abbiamo dei piccoli punti di misurazione di voltaggio per facilitarci l'overclock estremo con questa scheda. Quanto riguarda la parte posteriore, invece, troviamo l'estensione del dissipatore in alluminio che sicuramente si occupa di raffreddare la circuiteria, quindi VRM e memorie, eccetera. E infine, per uscite video, già abbiamo detto, comunque lo facciamo vedere, abbiamo tre display port 1.2, un HDMI 2.0 e infine una DVI dual link. E infine notiamo la presa d'aria per raffreddare e per permettere all'aria calda di uscire fuori dal case. Allora, per questo video unboxing è davvero tutto. Per maggiori foto, la recensione, eccetera, vi rimandiamo al nostro sito web streamarto.com e troverete il link della recensione nella descrizione di questo video. Quindi allo staff di Streamhardware un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!